Buongiorno a tutti, oggi siamo nel cantiere dell'asilo nido Savona, oggetto di un intervento di riqualificazione totale per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro, di cui 2 sono finanziati dal PNRR, mentre 800 mila euro sono quelli che ci mette il comune di Sesto San Giovanni. Questi lavori, come vedete alle mie spalle, sono già partiti a novembre del 2023, sono in pieno svolgimento e termineranno come da cronoprogramma per il prossimo anno. Il vecchio asilo nido era un prefabbricato, pensate, era nato come struttura temporanea negli anni 70 e invece è rimasta lì per 50 anni. Ora sono in atto gli interventi di demolizione, poi si procederà con la ricostruzione del nuovo edificio. Le pareti saranno costruite con pannelli in legno di ultima generazione, saranno realizzati nuovi impianti elettrici, l'antincendio, l'antintrusione, entreranno in funzione le pompe di calore ad alto rendimento energetico. Sul manto di copertura verrà installato un impianto fotovoltaico e al centro della struttura sorgerà un impianto interno trasparente e luminoso, oltre a percorsi con spazio verde nel giardino esterno. Per la sua rinascita, possiamo definirla così, ci siamo ispirati ai più inclusivi e moderni principi pedagogici, ridefinendo gli spazi per aumentare quelli che sono i punti di connessione tra le aree interne ed esterne. Parliamo di una superficie di quasi 3.000 metri quadrati che verrà completamente riorganizzata per diventare un generatore di nuove esperienze e nuove idee per i nostri bambini. Grazie all'utilizzo di materiali naturali, i bimbi potranno imparare a conoscere il mondo attraverso le esperienze tattili. Insomma, il nuovo nido Savona sarà davvero moderno. Vetrate, legno, ampi spazi di condivisione, aree verdi, energie rinnovabili, sicurezza, inclusione, tutto per donare il massimo dell'esperienza formativa ai veri protagonisti, che sono i nostri bambini. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo cantiere.